Europe should emulate Biden's restrictions on Chinese smart cars, è un articolo di Lisa Tobin, apparso nel Council on Foreign Relations. Europe's planned tariffs on electric vehicles from China miss the bigger trap. Beijing could turn smart cars into weapons of cyber warfare. Quindi, cosa dice l'autrice? L'Europa dovrebbe annullare le restrizioni dell'amministrazione Biden relative alle importazioni di veicoli elettrici provenienti dalla Cina. Perché? Perché queste macchine, questi autoveicoli, possono diventare degli strumenti, delle armi, weapons, per combattere una guerra cibernetica. Quindi, non che non vi siano dei limiti all'importazione di questi veicoli, però c'è un'importante differenza tra gli Stati Uniti e l'Europa. L'Europa ha messo dei dazi all'importazione del 45%, invece gli Stati Uniti hanno messo, 100%. Gli Stati Uniti hanno avvisato l'Europa del fatto che il 45% di dazio è troppo poco, tariffe del 45% sono troppo basse, perché alla fine verranno assorbite dai cinesi che semplicemente ridurranno i loro margini di guadagno. Il problema è che queste macchine che vengono dai cinesi sono una minaccia dal punto di vista della cybersicurezza. Addirittura il Department of Commerce, il dipartimento del governo degli Stati Uniti, ha imposto delle regole molto restrittive relative all'importazione di questi prodotti che hanno delle componentistiche cinesi e russe e che riguardano soprattutto veicoli connessi a internet, ovvero una tipologia di veicoli che ormai sembra essere comune a tutte quante le autovetture, che ormai tutte le autovetture sono internet connected vehicles. L'autrice dice che queste regole dovrebbero essere implementate anche a livello europeo. Non c'è allarmismo. Non c'è protezionismo, c'è soltanto l'interesse da parte degli Stati Uniti a creare un muro protettivo, un firewall che possa impedire ai cinesi di introdurre le smart car negli Stati Uniti per motivi legati alla cybersicurezza e ai rischi di condividere una supply chain relativamente anche a infrastrutture critiche e dati sensibili. Queste nuove regole non entreranno in vigore immediatamente. Però, sono regole che sono state proposte in quanto ci si aspetta che ci sarà una crescita molto importante del ruolo delle automobili cinesi nel mercato mondiale. Sono state targetizzate a questo fine due tipi di veicoli: Vehicle Connectivity Systems, quindi sistemi, veicoli connessi ad internet sostanzialmente, e automated driving system, quindi sistemi sostanzialmente a guida automatica. Questi due, sistemi sono stati attenzionati dal Dipartimento del Commercio statunitense. Perché qui dentro c'è ovviamente intelligenza artificiale, in molti di questi veicoli c'è la questione dei data centers. Ci sono i sensori, le videocamere, i microfoni, i sistemi di assistenza alla navigazione, tecnologie, tutti elementi che possono creare danno, in quanto i cinesi possono accedere a tutti questi elementi da remoto e estrarre dati dai veicoli e fare delle operazioni di sabotaggio e addirittura distruggere delle infrastrutture critiche attraverso la connettività 5G, Wi-Fi, satellite e Bluetooth. Quindi,
ci sono degli allarmi che sono stati lanciati sia dagli Stati Uniti e da agenzie governative di stati alleati, quindi nell'ambito NATO, nelle quali si sono messe in evidenza il fatto che i cinesi si infiltrano effettivamente nelle infrastrutture critiche degli statunitensi, con accessi persistenti alla tecnologia, all'energia, alla gestione dell'acqua, ai sistemi di trasporto e così via. Quindi c'è proprio una serie, diciamo, di attacchi hacker che vengono realizzati. E questo problema riguarda anche l'Europa. Si dice in articolo che i politici europei non dovrebbero sottovalutare questo problema. Chiaramente il Dipartimento del Commercio statunitense sta operando affinché nelle supply chain che riguardano prodotti americani ci sia sempre maggiore attenzione alla cybersicurezza e ovviamente c'è anche un problema, diciamo, di regole, di leggi e così via. I produttori di auto cinesi stanno sviluppando anche delle pratiche economiche predatorie e quindi quello che sostanzialmente si chiede in questo articolo all'Europa è di essere molto attenta perché questi veicoli elettrici cinesi potrebbero occupare un ruolo molto importante nel mercato europeo e bisogna stare attenti, qui si fa il caso diciamo, di Huawei, cioè si fa il caso di un'azienda come Huawei che appunto aveva un problema di cybersicurezza. Quando è meglio intervenire prima che le macchine elettriche diventino la maggioranza in Europa, perché in quel momento potrebbe essere troppo tardi e i costi di sostituzione o per uscire da quei mercati potrebbero essere troppo elevati. Cosa possiamo dire di questo articolo? Articolo molto molto rilevante, chiaramente qui si parla spesso di cybersicurezza, però qui abbiamo proprio un caso esplicito di cybersicurezza e di come effettivamente c'è un problema, perché tutti questi veicoli, Internet of Things, legati a Internet, ovviamente aumentano i rischi, cioè questi veicoli non sono sicuri. Perché se possono essere pilotati da remoto, adesso immaginiamo una macchina a guida autonoma che può essere pilotata da remoto, ovviamente non è un veicolo sicuro. Ma il problema non è neanche tanto questo, il fatto che il singolo veicolo sia sicuro o meno. Il problema è che attraverso questi veicoli si fanno gli attacchi, come si dice nell'articolo, a critical infrastructure. Cioè la macchina è, come dire, un driver per accedere alle infrastrutture critiche a livello paese, quindi si entra nel database, magari dal trasporto, si va alla salute, ai sistemi, diciamo, delle supply chain delle aziende, insomma, diventa un attacco vero e proprio all'infrastruttura digitale. Sono dei cavalli di Troia queste macchine cinesi. Quindi c'è proprio un problema di garantire la sicurezza che attualmente non c'è. Ora, quest'articolo lo possiamo inserire in un'ampia politica economica europea dell'auto che sembra essere a questo punto completamente fallimentare. Non soltanto perché gli europei le macchine elettriche non se le comprano, anche perché costano tantissimo. Ma poi, se queste macchine devono essere anche un pericolo per i cittadini, per gli utenti, per le infrastrutture pubbliche, per le aziende, perché appunto c'è un problema di cybersicurezza, del quale sicuramente gli utenti non saranno neanche coscienti, probabilmente. E allora c'è proprio il problema di dare risorse finanziarie a chi utilizza le autovetture come sistemi di spionaggio, come sistemi per fare attacchi hacker, come sistemi per mettere in crisi infrastrutture critiche di cybersicurezza. Quindi, diciamo, la questione dell'Unione Europea dovrebbe veramente rivedere complessivamente le proprie politiche dell'auto, perché molto probabilmente sono già tutte quante assolutamente sbagliate.